Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Lombarda Motori, concessionaria Volkswagen. Accanto a me Gianluca, che saluto. Ciao, ciao Gianluca. Rosi. E vi ricordo subito, prima di dare la parola a lui, il Porta Aperte 20 e 21 di febbraio dedicato completamente a Polo. Ma ora scopriamo insieme a Gianluca come arrivare qui e parliamo naturalmente di Polo. A te. Per raggiungerci è semplicissimo, siamo a Monza in via Tiepolo, angolo viale Sicilia. Vi ricordo anche il nostro sito internet che è volkswagen.lombardamotori.it e poi vi invito anche a venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Come diceva Rosi, il Porte Aperte di sabato 20 e domenica 21 febbraio è dedicato interamente alla nuova Polo e più nello specifico al nuovissimo pacchetto Tech & Sound disponibile per la nuova Polo. Pacchetto che ci dà un vantaggio da un punto di vista di accessori, dove troviamo i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il regolatore di velocità, fari fendinebbia e per i clienti un po' più attenti al discorso tecnologico, la radio, quella più bella, Composition Median, con l'ingresso USB, il Bluetooth per il telefono e la funzione App Connect che ci permette di collegare gli smartphone al nostro dispositivo radio e quindi vedere alcune applicazioni del telefono sul display della radio. Bene, quindi è un contenuto assolutamente importante per questa vettura che vi invitiamo appunto a venire a vedere anche sabato 20 e domenica 21 di febbraio. L'ultimissima cosa, Rosi, giusto per finire il discorso legato alla Polo, sempre per il prodotto Polo, il nuovissimo programma di finanziamento Progetto Valore Volkswagen in offerta con un TAN al 3,99, quindi con la possibilità di poter dare un minimo di acconto, pagare delle piccolissime rate e poi lasciare una maxi rata finale che ci dà la possibilità di scegliere se tenere la vettura, restituirla o sostituirla con una nuova. Perfetto, venite a scoprire tutti questi dettagli naturalmente in compagnia di Gianluca e degli altri collaboratori di Lombarda Motori. Rosi, adesso ti faccio vedere un'altra novità per quanto riguarda il prodotto Polo. Bene. È una Polo che Volkswagen ha fatto per festeggiare i 40 anni della vettura. Si chiama Original ed è una vettura a tiratura limitata, quindi ci sono soltanto 250 esemplari in tutta Italia. Vettura disponibile sia nelle motorizzazioni benzina che diesel da 90 cavalli con cambio manuale e cambio automatico. La particolarità di questa vettura è di avere una macchina che da un punto di vista estetico ha dei cerchi in lega da 16 pollici dedicati proprio a questo allestimento, degli interni esclusivi stoffa e pelle, la pedaliera look alluminio, il cielo dell'abitacolo di colore nero e il logo Original sulla fiancata della vettura. Da un punto di vista invece di accessori, il volante multifunzionale è già di serie, come il regolatore di velocità e l'App Connect. Quindi una macchina veramente esclusiva e, come ti dicevo prima, disponibile soltanto in 250 unità in tutta Italia. Bene, approfittatene, venite a vederla, a provarla e soprattutto ad acquistarla. Ok, adesso possiamo passare invece alla Golf. Eccola qua, Golf, anche lei disponibile con il nuovo pacchetto Tech & Sound, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, regolatore di velocità, bracciolo, radio Composition Media e App Connect. Golf, anche lei disponibile con il progetto Valore Volkswagen a partire da 189 euro al mese. Con un tasso davvero agevolato, per cui venite qui naturalmente a chiedere ulteriori informazioni. A questo punto vorrei solo ricordarvi 20 e 21 di febbraio il Porte Aperte e vorrei ricordarvi anche un'altra cosa: se vi è sfuggito qualcosa durante questa trasmissione andate sul sito autodelgiorno.tv in modo da poter vedere il magazine, la pagina dedicata a Lombarda Motori, cliccate e potrete rivedere questo filmato, quindi se vi è sfuggito qualcosa andate a rivedere la trasmissione tutte le volte che volete. Grazie Gianluca. Grazie a te, Rosi. E naturalmente voi rimanete lì perché ora passo la parola ad Alessandro che vi presenterà le vetture d'occasione selezionate per questa puntata. Un saluto a tutti da Alessandro, siamo qui nella nostra sede dell'usato. Sono qui per illustrarvi alcune delle offerte di Lombarda Motori. Partiamo con questa Leon Station Wagon, Leon 1600 turbo diesel 105 cavalli nella versione style, vettura che ha percorso solo 13.900 km del 2014, quindi parliamo di una vettura aziendale. Questa viene proposta a un prezzo strepitoso, 15.900 euro. Ora passiamo sempre a Leon Berlina, sempre 1600 turbo diesel da 105 cavalli, quindi lo stesso identico motore. Vettura di gennaio 2015, ha percorso solo 17.400 km e viene proposta a 17.900 euro.
Tiguan 2000 turbo diesel da 140 cavalli nella versione Sport & Style con cambio automatico. Anche lei è una vettura aziendale, ha percorso 33.900 km, parliamo di una vettura del 2014. Questa viene proposta a 24.900 euro. Rimaniamo in tema di SUV con una bellissima Chevrolet Captiva 2002 di cilindrata con cambio automatico. Vettura del fine 2013, ha percorso 30.000 km e viene proposta a 24.500 euro. Ora passiamo al monovolume di casa Volkswagen, Touran 1.6 turbo diesel da 105 cavalli con cambio automatico nella versione Comfortline. Questa è di marzo 2015, ha percorso solo 29.000 km e viene proposta a 22.500 euro. Golf Sportsman 1.6 turbo diesel, 110 cavalli con cambio automatico, motore già Euro 6. Questa è un giugno del 2015, ha percorso solo 6.000 km, una nostra vettura aziendale. Questa viene proposta a 21.900 euro. Sempre Golf, ma Golf Variant, quindi Station Wagon, 1.4 benzina nella versione Highline, ha percorso 39.000 km di giugno 2014. Questa viene proposta a 18.500 euro. Ora passiamo alle piccole di casa Mercedes, Smart 1000 benzina del 2015, vetture aziendali, 14.800 km percorsi. Questa viene proposta a 11.500 euro. Abbiamo un'altra Smart, sempre 1000 benzina, chiaramente un tre porte rispetto a quello che abbiamo visto. Dicembre del 2014, ha percorso 14.000 km, viene proposta a 10.800 euro. Passat Variant 2000 turbo diesel, Comfortline con cambio manuale. Questa vettura è un dicembre del 2014, ha percorso 32.000 km e viene proposta a 29.900 euro. Sempre Passat, nella versione 1.6 turbo diesel con cambio automatico, nella versione Comfortline, è un aprile del 2015, e anche lei è una vettura aziendale, 37.000 km percorsi, la proponiamo a 28.000 euro. Ora passiamo alla regina di casa Volkswagen, Golf 1.6 turbo diesel da 105 cavalli, vetture del 2014, hanno percorso 29.400 km, viene proposta a 16.500 euro. E qui abbiamo la sua gemella, sempre vettura aziendale, sempre del 2014, ha percorso 30.000 km, quindi sono molto simili, anche lei viene proposta a 16.500 euro. Golf Plus 1.6 turbo diesel nella versione Comfortline, vettura del 2009, ha percorso 58.000 km, viene proposta a 10.500 euro. Ora passiamo a una bellissima Fiat Fremont 2000 turbo diesel, 170 cavalli, nella versione speciale e sportiva Black Code. Questa vettura è una vettura aziendale di settembre del 2014, ha percorso solo 35.000 km e viene proposta a un prezzo di 25.900 euro. Passiamo sempre a una Golf 1.4 benzina con cambio automatico nella versione 122 cavalli Highline. Questa è una vettura chilometro zero, si può dire, perché ha percorso solo 40 km di giugno del 2015. Viene proposta a 21.900 euro. Sempre Golf 1.2 benzina, quindi rimaniamo sempre come benzina, ma 1.2 da 110 cavalli, cambio manuale nella versione Comfortline. Questa vettura è una vettura aziendale di febbraio del 2015, ha percorso 21.800 km, viene proposta a 16.200 euro. Passiamo alla Polo 1.000 benzina Comfortline. Vettura anche lei aziendale di gennaio 2015, ha percorso 18.000 km e viene proposta a 11.500 euro. Passiamo ora alla piccola di casa Volkswagen, Up 1000, 75 cavalli con cambio automatico. Questa vettura è anche lei una vettura aziendale, febbraio 2015, ha percorso 15.000 km scarsi, viene venduta a 10.500 euro.
piccola di casa Fiat, Fiat 500 1300 Multijet nella versione lounge, vettura di febbraio del 2015, ha percorso solo 100 km, quindi una vettura si può dire chilometro zero, viene proposta a 13.900 euro. Ora passiamo sempre appunto in casa Fiat, Fiat Bravo 1400 benzina con GPL. Questa vettura è un 2009, ha percorso 67.000 km e viene proposta a 6.500 euro. Ora abbiamo due serie 1, questa serie 1 in particolare, BMW serie 1 120 nella versione futura, vettura di settembre 2010, ha percorso 85.000 km, viene proposta a 12.900 euro. Ora la nuova serie 1 nella versione 116, 5 porte, vettura di giugno del 2012, ha percorso solo 40.000 km e viene proposta a 17.900 euro. Ora passiamo a Lancia Musa 1400 benzina nella versione oro del 2009 con 15.800 km, ha percorso veramente pochissima strada, viene proposta a 6.900 euro. Con oggi abbiamo terminato la nostra carrellata dei veicoli usati in vendita da Lombarda Motori. Vi esorto ad andare sul nostro sito www.lombardamotori.it, dove lì potrete trovare numerose e numerose offerte. Non dimentichiamo che il nostro marchio Da Svelta Auto offre numerosi numerosi vantaggi, come per esempio un tasso agevolato al 3,99 di TAN. Questo è un finanziamento che andrà avanti per tutto febbraio, quindi abbiamo questa promozione con questo tasso veramente veramente agevolato. A questo punto noi vi aspettiamo nelle nostre tre sedi di via Tiepolo Monza e di via Buonarroti, sempre in Monza, per accogliervi e per farvi vedere tutto l'usato che abbiamo a disposizione. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima, ciao!